E così è facile, se il consigliere comunale viene qua a fare una denuncia, fa l'interrogazione, significa che deve venire con dei dati precisi. In ogni modo adesso io leggo l'interrogazione. Allora, sottoscritti consiglieri comunali, considerato lo stato di abbandono in cui versa la nostra città, domandandosi che fine hanno fatto gli angeli del decoro, vi ricordate il sindaco appena eletto, ha detto che c'era un gruppo di cittadini che aiutavano la multiservizi là a pulire, per cui la città sarebbe preparata in poco tempo, e l'ha chiamato gli angeli del decoro, che li siamo persi. Più volte citati dal sindaco per affiancare Ame e Santa Maria alla servizia, avendo visionato con attenzione il contratto stipulato dall'amministrazione comunale con l'AMA, hanno riscontrato una serie di inadempienze da parte di AMA Servizi SRL, la quale non rispetta molti punti del contratto. Si chiedono pertanto per quale motivo l'amministrazione non stia vigilando su questa situazione. In particolare, i consiglieri comunali sottoscritti hanno rilevato le seguenti mancanze servizi resi. Secondo il contratto, i cassonetti dovrebbero essere 700, secondo una nostra verifica, anche poi chiedendo conferma agli operatori, ce ne stanno soltanto 400, perché questi si rompono eccetera, e così non vengono sostituiti. Vicino a casa mia ce n'erano tutti a coppia, sono rimasti tutti singoli, e questo insomma dà adito che sicuramente questa è la verità. Quindi da 700 cassonetti, 400 cassonetti. I cassonetti devono avere una manutenzione ordinaria una volta all'anno e straordinaria entro 10 giorni dalla rottura. Da un'osservazione di molti punti di raccolta abbiamo verificato che molti cassonetti sono rotti, dunque evidentemente non viene svolta nessuna manutenzione. Cioè, se voi andate a vedere, tutti andiamo a buttare l'immondizia, trovate nel cassonetto sano, cioè non manca il coperchio, è rotto, non frena, eccetera. E quindi l'AMA entro 10 giorni da cui viene rilevata la rottura dovrebbe ripararli. Comunque questo non viene fatto, addirittura chiedendo agli operatori hanno detto che l'AMA, certo pare chi è l'operatore o gli operatori, i nomi non li facciamo, hanno detto che l'AMA ha utilizzato per un periodo di tempo una macchina che rompeva i cassonetti, perché non era adatta, c'era quella, ha utilizzato quella e addirittura strappava i punti in cui i cassonetti, se vuoi andare a vedere, tante si sono strappati dalla parte proprio perché la macchina era una ridonna. Il 5% dei cassonetti deve essere sostituito ogni anno, non ci risulta che nel territorio comunale siano presenti i cassonetti nuovi, io non l'ho visti, nella risposta ho visto che sono stati acquistati, quindi prendiamo atto, il tecnico è responsabile, ha detto che questo è avvenuto, ci ha avuto la sfortuna di non vedere i cassonetti nuovi, oppure comunque non dubito. I cassonetti devono essere lavati ogni settimana in estate e ogni due nelle altre stagioni. Non ci risulta che i cassonetti siano mai stati lavati e igienizzati. Questo penso che lo sapete tutti, lo sappiamo tutti da una vita, però noi accettiamo questo fatto, ma è normale. Cassonetto, l'AMA gli si rompe la macchina, prende la macchina, la ripara, lava tre cassonetti, si rompe, la mette lì e poi ci vediamo tra due o tre anni, ci riprova, però noi questo è un altro servizio che paghiamo. La raccolta deve essere fatta in inverno con tre compattatori immatricolati dopo il 2000, e questo lo diceva nel 2003, attualmente sono in servizio due compattatori, ricordiamo inoltre che dopo il 15 maggio il numero dei compattatori deve salire a 4 e dopo il 16 giugno 6. Adesso andate a controllare se ci stanno 6 compattatori che lavorano. La raccolta deve terminare entro le ore 9 in centro e le ore 12 in periferia. Ci risulta che attualmente la raccolta avvenga anche di notte per sopperire alla mancanza di mezzi. Cioè, praticamente noi ci abbiamo la raccolta di notte, eppure qui c'è una grossa polemica da fare, perché gli operai dell'AMA ce l'hanno con quelli che fanno la raccolta di notte, perché lavorano 2-3-4 ore e poi c'hanno tutto il giorno libero, dice che non fanno nemmeno il turno perché quelli sono i cotti, quelli che non reclamano mai, eccetera. Saranno affari dell'AMA, però sono pure affari nostri, perché di notte evidentemente disturbano. Noi tante volte durante le riunioni che si fanno politicamente, guarda che manina passano, per piacere sono state cose così, e l'AMA disturba i cittadini su queste cose. E perché lo fanno? Perché non hanno le macchine per fare lavoro. Noi queste macchine le paghiamo, anche perché voi, sei persone, vogliono un certo numero di operatori,
Perché non li mettono? Perché diciamo, non è mai negli operatori. Di questi tempi, di solito l'AMA assume 5, 6, 7 persone che so che non lo so, fino a pochi giorni fa non erano stati assunti. E se ne assumono, dice 3, 4 persone, 2, 3, non lo so. In ogni modo, i 6 mezzi, o 2, o 3 durante l'estate, o 4, non ci sono mai. E quelli che ci sono, mi hanno detto vai a vedere quelli che sono, stato due, uno è targato Roma. Roma minimo c'è 15 anni. Quindi i 5-6 anni che deve avere per legge, questi hanno addirittura in sé perde tutto. Le strade del centro ben specificate, c'è un elenco di strade che vanno pulite tutti i giorni, devono essere spazzate tutti i giorni, anche questo spesso non avviene. A titolo di esempio possiamo citare la situazione del centro commerciale La Carta, ho citato il centro dove sto io, perché passano quando si ricordano, oppure passa di corsa partendo da Verucci in Aveto e se pulisce tutta Santa Marinella, uno pulisce per tutti. Poi delle volte quando ce l'hai ne trovi due, allora tutti meravigliati, poi ormai siamo diciamo così tutti quanti puliamo il nostro pezzo da solo perché ce ne sogniamo. E ho citato solo quello perché è quello che conosco bene, ci sto tutti i giorni, alle complete di essere pulito tutti i giorni. In prossimità delle festività pasquali le operazioni di pulizia non sono avvenute per ben 4 giorni. Questo è solo uno dei molti casi che quotidianamente i cittadini ci riferiscono. Le strade di periferia devono essere spazzate una volta a settimana, anche in questo caso la spazzatura viene solo una volta al mese o ogni 2 mesi, c'è chi non la visti mai. Per quanto riguarda il lavaggio delle strade, quelle principali, il servizio è stato svolto solo nei giorni di pioggia. Per questo non abbiamo potuto fare perché non abbiamo la macchina. È previsto, questo è gravissimo, perché noi abbiamo due affidamenti, uno alla multiservizi e uno all'AMA, quindi praticamente noi paghiamo due servizi per lo spacciamento delle erbe. Allora, è previsto il diserbo delle tasse alberate e degli altri spazi con mezzi meccanici o con mezzi chimici. Questo è stato svolto sempre dalla Santa Maria della Servizi. Se ne deduce che l'amministrazione comunale paga per lo stesso servizio sia all'AMA che alla Santa Maria della Servizi. In questo periodo, inoltre, data la riduzione del personale della Santa Maria della Servizi in 5-6 unità, perché adesso sono stati rimessi le altre persone, e quindi si vede il lavoro che stanno svolgendo, e che anche l'AMA, dopo questo che abbiamo scritto, sta aiutando la Santa Maria della Servizi e la Polizia, e questo prima non avveniva. Non viene proprio svolto da nessuno, come è possibile vedere uno stato in cui versa la nostra cittadina. Fino a poco tempo fa eravamo coperti da tutte le facce, dal centro alla periferia. Fortunatamente nell'ultimo periodo abbiamo migliorato. Nelle zone di vita a mercato, oltre alla raccolta di rifiuti, il contratto prevede la lavatura delle strade, nelle aree in cui vengono venduti i prodotti alimentari. Non risulta che ciò avvenga. Singolare la presenza tra i servizi resi, quello relativo dello sgombero di neve e spargimento di miscela di ghiaccio. Noi nel nostro contratto abbiamo lo spalamento della neve, siccome qui nevica tutti i giorni, noi ci abbiamo messo pure quello, se avviene, visto mai. E poi sempre mettiamo anche l'antighiaccio. Nel nostro territorio la neve e il ghiaccio sono eventi assolutamente eccezionali, probabilmente l'ultimo episodio risale circa 20 anni fa. Sarebbe interessante sapere quanto costa ai cittadini questo servizio che potrebbe essere sensatamente inserito tra i servizi a richiesta, non obbligatorio. Nel contratto che si mette nel caso medica ti do tanto a operaio che sta alla neve, non che solo paghi, perché in 20 anni è una cosa assurda. Tra i servizi resi dall'AMA troviamo anche attività educative e formative, cioè nel contratto c'è che l'AMA deve educare i cittadini tramite dei corsi che si dovrebbero svolgere nelle scuole presso altre realtà sociali, quali associazioni o altro, con incontri e seminari da tenere nel territorio di Formia. Questo sicuramente sarà stato copia e incolla, e se invece le Formia ci sarà attendere da Santa Marinella, spero, perché insomma che le scuole vanno a Formia a far corso. Così recita testualmente il contratto. Deve essere questo il motivo per cui nel territorio di Santa Maria, a quanto ci risulta, questa attività
non sono state risolte, si vede che c'è una sogna a Santa Mariella no, eppure questo è una cosa che noi vediamo. Nel contratto sono ancora elencate una serie di prestazioni difficili da verificare, come ad esempio la raccolta dei rifiuti vegetali. Secondo la nostra informazione, la maggior parte delle volte vengono gettati direttamente nei cassonetti, senza nessun controllo da parte dell'amministrazione, né tantomeno dell'AMA. Raccolta di rifiuti cimiteriali, io mi ricordo quando stavamo tutti i servizi, c'era una guerra tra il comune e l'amministrazione perché nessuno aveva i soldi per portare via gli scarrati.